col dito, col toccare. Dito. No, 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 ecco proprio così. Non va. Il bello della diretta. Il bello del touch. Del touch. Vai. No, vabbè, ah, ok, andiamo così. Andiamo così. No, fermi, fermi. Ecco, ok. Proviamo. No. Ah, allora erano le altre, le slide. Altre chiedo slide. Scusa, allora erano altre slide, chiedo scusa. No, vabbè. No problem. Ok, ok. Come si diceva comunque, appunto, la pelle non è solo il nostro involucro, è diciamo, è il vestito che noi indosseremo tutta la vita e va tenuto bene. Ed è appunto quello che ci mette in comunicazione con tutto l'universo intorno a noi, tutto l'ambiente. E purtroppo talvolta l'ambiente non è così, non è così benigno nei nostri confronti. Quindi posso? Un attimo, sono no, un attimo. Sono... Ok. No, no, prego, prego. Ok. Oh. Bon. Allora, questa slide ve l'ho messa solamente per farvi vedere che di tutte le persone che possiamo sommare che hanno avuto il tumore, non fanno tutte le persone che hanno avuto un tumore della pelle. Qui non sto parlando di melanoma, sto parlando di qualsiasi tumore della pelle. Cioè, i tumori della pelle sono i più diffusi in assoluto al mondo. Il tumore più diffuso di tutti in assoluto, non solo della pelle, di qualsiasi organo, è il carcinoma basocellulare. È un tumore che colpisce tantissime persone. Allora, vediamo se riesco. Voilà. Tra parentesi, siamo a maggio e maggio a livello internazionale è il mese di awareness del melanoma, cioè bisogna fare prevenzione per il melanoma e il fiocchetto nero è proprio quello del melanoma. Per fare prevenzione, vi ho messo qui sotto, che la lotta contro i tumori della pelle e la prevenzione inizia dalla nostra testa, inizia dai nostri comportamenti. Il melanoma è un tumore maligno, cioè io quando sento il neomaligno mi girano, è un tumore maligno che insorge nella pelle dai melanociti. I melanociti sono quelle cellule che danno il colore alla nostra pelle. È un tumore veramente molto aggressivo e si sviluppa per la maggior parte, 70-80%, su cute sana. Cioè non è la leggenda è impazzito il neo, è un tumore che nasce già tumore. Solamente nel circa 20% dei casi è il classico neo che impazzisce. Di solito colpisce, può colpire qualsiasi etnia, però maggiormente colpisce le persone di pelle chiara, quindi caucasici. E può colpire qualsiasi parte della pelle, ma soprattutto negli uomini, il tronco, in particolare il dorso, nelle donne soprattutto le gambe, poi vediamo perché. È raro, rarissimo prima della pubertà, non è che non esista, però è veramente raro. Quindi quando mi portano i bambini dico, sì vabbè, ma se non avete visto niente di strano. E colpisce, è un tumore dell'età giovane adulta, tra i 30 e i 50 anni, è uno dei tumori più diffusi in quest'età, però aumenta la sua incidenza con il passare dell'età. Allora, abbiamo già detto che colpisce in Italia circa 7.000 persone e ogni anno muoiono più di 1.000 persone per melanoma in Italia. Questa qui è la gamba di una mia paziente che è morta di melanoma. E appunto abbiamo detto che è molto diffuso, soprattutto nelle persone giovani. I fattori di rischio sono diversi. Il primo è l'esposizione ai raggi ultravioletti, cioè noi sappiamo che i raggi ultravioletti sono cancerogeni. In particolare le ustioni solari, soprattutto quelle in età pediatrica, in età adolescenziale, sono quelle che predispongono maggiormente al melanoma. E anche l'esposizione cronica eccessiva, cioè più si va avanti con l'età, più si sta al sole, più si danneggiano le cellule, più c'è rischio di sviluppare dei melanomi. Altro fattore di rischio è avere la pelle chiara, avere più di 100 nei e avere una storia di un melanoma precedente. Cioè noi sappiamo che se una persona ha già avuto un melanoma potrebbe averne un altro molto più facilmente. Oppure ancora se abbiamo dei familiari di primo grado che hanno già avuto un melanoma, quindi ci possono essere delle predisposizioni, delle mutazioni genetiche. Poi ancora un altro fattore di rischio è l'immunosoppressione. Per esempio pensiamo ai pazienti trapiantati o a chi sta facendo una terapia immunosoppressiva per qualche malattia cronica.
Allora, nei fattori di rischio guardiamo la fotoesposizione. Abbiamo diversi fattori che possono predisporci al melanoma. Per esempio, pensiamo al fotodanno acuto, quello che noi diciamo mi è venuto l'eritema solare. Abbiamo detto che le ustioni in infanzia e in adolescenza predispongono, fanno aumentare il rischio di melanoma, in particolare le ustioni, quelle con le bolle, le vescicole. E anche il gradiente di latitudine è un fattore di rischio. Se mettiamo una persona di pelle chiara in una parte del globo con un'insolazione bella intensa, avrà maggior rischio di melanoma. Qui vi ho messo una foto degli australiani dove il melanoma è sfortunatamente endemico, cioè c'è un'epidemia di melanomi in Australia, perché sappiamo che sono persone di fototipo celtico messi lì praticamente ai tropici. E poi va a colpire la cute fotoesposta in modo intermittente. Qui ci spieghiamo perché va a colpire il tronco negli uomini e le gambe nelle donne, perché d'estate gli uomini si tolgono la maglia, vanno a fare i lavori fuori e quindi hanno una parte del corpo che normalmente non è esposta al sole, che invece viene esposta al sole, le donne mettono la gonna. E poi va a colpire il melanoma anche la cute cronicamente esposta. Quindi cos'è che è cronicamente esposto? Il viso e il dorso delle mani. E sono dei melanomi che colpiscono prevalentemente gli anziani. Altro fattore di rischio, le sorgenti di luce artificiali, le sorgenti UV. Quindi le lampade sono cancerogene, punto. E parlando delle lampade, questa è una slide che viene dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che dice proprio che le lampade causano il cancro, non forse, ma può essere che le lampade causano il cancro. Leggiamo lì sotto che la radiazione ultravioletta sia dal sole sia dalle lampade causa il cancro della pelle. Sono facilmente esposte soprattutto le donne giovani, che sono quelle che ci tengono di più a essere belle, a avere la pelle abbronzata, e quindi sono quelle che rischiano maggiormente di avere un melanoma, e non solo il melanoma. Se noi facciamo delle lampade prima dell'età di 25 anni, abbiamo un aumento di più del 100% di farci un carcinoma spinocellulare, che è un altro tipo di tumore della pelle, o ancora aumentare del 40% il rischio di farci un carcinoma basocellulare. Oltretutto possiamo avere anche altri problemi causati dalle lampade, che sono la cataratta, l'immunosoppressione, le ustioni chiaramente, e altra cosa che forse è quella che convince maggiormente le persone a evitare le lampade, l'invecchiamento della pelle. Allora, un altro dei fattori di rischio è il nostro fenotipo, abbiamo detto la pelle chiara. Le pelli rispondono in modo diverso al sole, in particolare questa qui è una tabella che si chiama fototipo secondo Fitzpatrick. Il professor Fitzpatrick ha messo in correlazione il colore di pelle, capelli e occhi con la risposta al sole. E noi vediamo che più è basso questo fototipo, cioè chi ha i capelli rossi, la pelle molto chiara, eccetera, si scotta molto più facilmente, mentre chi ha pelle scura, eccetera, si scotta molto meno facilmente. Bene, avere un fototipo basso, quindi 1, 2, 3, predispone al melanoma. E poi anche il numero e tipo di nei. Abbiamo detto che se ci sono persone con più di 100 nei sono più predisposte al melanoma, perché è un pochettino come se la pelle fosse più attiva, più reattiva. E poi la presenza di nevi atipici, cioè nei displastici. Sono dei nei che a occhio non sono belli, ci sembrano quasi un melanoma, e invece sono nei benigni, però ci fanno vedere che è un tipo di pelle che è predisposta a formare il melanoma. La storia di melanoma, abbiamo detto che appunto se una persona ha già avuto un melanoma, qui nel 5-15% dei casi potrà sviluppare un secondo melanoma in noi, tante volte nella stessa regione corporea, che è quella che magari ha subito più ustioni, e tante volte lo ritroviamo entro il primo anno della diagnosi del primo melanoma, un po' perché magari la pelle appunto ha il danno e quindi sviluppa tutta nello stesso momento questo danno qui. Un pochettino perché stiamo ancora più attenti, gli facciamo più controlli e ritroviamo il melanoma nuovo. Di solito qui ho scritto che il secondo melanoma sarà più sottile del primo, vuol dire che noi lo prendiamo in anticipo rispetto al primo, perché siamo più attenti. Altro fattore di rischio è la storia familiare di melanoma. Come dicevo prima, avere un familiare di primo grado che ha avuto un melanoma raddoppia il rischio della persona di avere un melanoma. Più si hanno familiari che hanno avuto il melanoma, più abbiamo il rischio di avere un melanoma, perché magari sotto c'è una mutazione genetica.
Più il melanoma sarà insorto in età precoce, più ci sarà il rischio di farne un altro successivamente. Altro fattore di rischio, abbiamo già detto, l'immunosoppressione, perché non abbiamo il nostro sistema immunitario che va a mangiarsi le cellule neoplastiche. Allora, come riconosciamo una lesione sospetta? Riconosciamo non noi medici, la popolazione generale, cioè cosa deve vedere una persona per preoccuparsi? Cos'è che potrebbe fare? Allora, quando ci si guarda la pelle bisogna vedere se c'è qualcosa di strano. Allora, la cosa principale è vedere se c'è una cosa che non c'entra, un tubo col resto, si chiama ugly duckling, cioè il brutto anatroccolo. Però, diciamo, è stata fatta questa regola dell'ABCDE, cioè si devono andare a vedere le lesioni asimmetriche, cioè che non sono né ovali né rotonde, eccetera, che hanno qualcosa di strano, che hanno i bordi irregolari, oppure ancora che hanno più di un colore o dei colori strani o cambiano colore, che hanno un diametro grande, maggiore di 6 mm, e che evolvono, che magari sono in crescita, che uno proprio vede che sta crescendo, oppure che da piatte diventano sopraelevate. Ci sono anche altre caratteristiche che dovrebbero metterci in allarme, che sono quelle del melanoma nodulare, che adesso lo vediamo, cioè la rilevatezza, la E, la durezza, cioè una lesione che è dura, non è un neosofficino, e poi il fatto che sta crescendo velocemente. Quindi se abbiamo una lesione che ha uno o più di queste caratteristiche e che effettivamente diciamo, caspita, però questa prima non l'ho vista così, ecco, meglio farsi una bella visita dermatologica. Ci sono diversi tipi di melanoma effettivamente e devo dire che il melanoma è un tipo di tumore che può imitare qualsiasi cosa, è molto polimorfo. Comunque abbiamo la lentigo maligna, che è un tipo di melanoma che si sviluppa nelle sedi fotoesposte in modo cronico, il melanoma a diffusione superficiale, che è il più diffuso in assoluto, l'acrale lentiginoso, che qui l'hanno messo sulla schiena, non so perché, di solito è mani e piedi, e melanoma nodulare, che dopo vediamo ed è veramente una cosa che terrorizza. Allora, prima qui stavamo parlando di macchie marroni. Allora, questa qui della foto è una piccola macchia marrone. Chiaramente a occhio non ci può dire granché, però se noi la guardiamo col dermatoscopio, dopo vediamo che cos'è il dermatoscopio, questa foto qui sotto, cioè ingrandita di almeno 10-20 volte, scopriamo delle caratteristiche particolari che a un dermatologo possono far suonare una campanella in testa. Allora, questa qui è una lentigo maligna, cioè è un melanoma molto superficiale, che è il 5% di tutti i melanomi, quindi non è diffusissimo. È una lesione molto lenta che si sviluppa prettamente appunto nelle sedi fotoesposte in modo cronico, quindi soprattutto negli anziani. Perciò va a prendere viso, collo, dorso delle mani. Di solito abbiamo tempo per togliere questa qui, però se invece la lasciamo lì, evolve in un melanoma invasivo. Altro melanoma, dicevamo, il melanoma a diffusione superficiale, che è il più diffuso in assoluto, il 70% dei melanomi. Mi dicono, ma se lo lascio lì in quanto cresce? Allora, statisticamente, da 2 mesi a 2 anni, in verità non lo sappiamo. Ci sono melanomi che partono per gli affari loro in 4-4-8, altri invece rimangono lì anni, silenti, continuano a crescere in orizzontale e non fanno granché. Infatti questo è un tipo di melanoma che inizialmente cresce in orizzontale come una macchia d'olio, poi a un certo punto evolve e scende. Quando scende nella pelle, va a toccare i vasi sanguigni e lì può darci le metastasi. Quindi questo può prendere qualsiasi sede corporea, spesso e volentieri prende tronco e gambe, quello che dicevamo prima. Il melanoma nodulare è un bello spauracchio, è il 15% di tutti i melanomi, può prendere qualsiasi parte del corpo, in particolare il tronco, il capo e il collo, non ha crescita orizzontale, non fa come l'altro che fa come la macchia d'olio, questo parte direttamente in verticale, quindi può dare veramente le metastasi in brevissimo tempo. E la persona si accorge che c'è qualcosa che non va, cioè vede un nodulo che comincia a crescere ma nel giro di giorni. Quindi bisogna intervenire in modo repentino, perché sennò questi melanomi, diciamo così, vanno male. Ultimo melanoma che vi faccio vedere, no anzi no, questo è il penultimo, è il melanoma acrale lentiginoso. Sono quei melanomi che vanno a interessare di solito mani e piedi. Non sono molto diffusi, è un tipo di melanoma che colpisce tutti i fototipi, cioè anche i neri, chi ha la pelle nera. Bob Marley è morto di questo melanoma.
E anche questo ci mette tanto a crescere, di solito, però ha un alto tasso di mortalità perché viene sottovalutato, un po' perché uno non si guarda sotto al piede, un po' perché arrivano le persone e dicono no, mi sembrava davvero una macchia di catrame, oppure pensavo fosse un fungo dell'unghia. Quando c'è qualcosa di strano va fatto vedere al dermatologo, non al medico di base, se non va via entro poco tempo, al dermatologo. Perché poi, se la diagnosi è tardiva, insomma, i melanomi vanno male. Però il melanoma non si sviluppa solo sulla pelle, si può sviluppare anche sulle mucose. Cioè uno deve essere particolarmente sfortunato, però può succedere. Quindi può andare a svilupparsi sulle mucose, per esempio dell'occhio, addirittura dentro all'occhio, oppure nelle mucose della bocca o del naso. Durante le visite tante volte noi guardiamo negli occhi, a volte anche in bocca, ci facciamo aiutare anche dagli odontostomatologi, eccetera, dagli oculisti, però ci possono essere questo genere di melanomi e purtroppo tante volte sono già avanzati perché non li vediamo così facilmente come sulla pelle. Come si diagnostica un melanoma? Allora, abbiamo visto che può essere una lesione strana. Devo dire che nel 70% dei casi è il paziente che viene da noi e ci dice guarda, ho una cosa strana, quindi è il paziente che si autodiagnostica il melanoma. Però adesso siamo diventati così bravi, noi dermatologi, che grazie alle tecnologie che abbiamo e all'occhio che ci siamo fatti, riusciamo a diagnosticare noi per primi il melanoma in modo molto molto precoce. Allora, partiamo. Si fa la visita innanzitutto, ma non è che la visita si fa occhio. Allora, se voi andate a fare una visita per il controllo dei nei e vi guardano occhio, prendetevi, rivestite e ve ne andate. Perché la visita di controllo dei nei si fa con il dermatoscopio. Il dermatoscopio, questo aggeggio che ho messo qui, è uno strumento portatile che ha delle lenti fotografiche, quindi belle lucide, insomma, con delle luci polarizzate e non polarizzate, e noi riusciamo a vedere le lesioni con un ingrandimento da 10x a 20x. Quindi riusciamo a vedere proprio la struttura della pelle, la struttura della lesione. A seconda di come ci appare questa lesione, riusciamo a capire se è benigna, maligna o di che natura è. Questo che vi ho messo sotto non è un melanoma, è un basalioma, che sembra un basalioma pigmentato superficiale che ha queste belle pigmentazioni che sembrano un pizzo. Cioè, a parte si vede anche occhio, però se ci metto il dermatoscopio io so al 100% che questo è un basalioma superficiale pigmentato, facile. Possiamo ulteriormente utilizzare la dermatoscopia facendola diventare videodermatoscopia, cioè registriamo le immagini sia cliniche sia dermatoscopiche su un computer, utilizzando poi degli ingrandimenti ancora maggiori. Possiamo andare dal 20x fino al 140x. Adesso ci sono anche delle macchine che fanno 400x, riusciamo a vedere le cellule addirittura come sono messe. Quindi a noi serve il videodermatoscopio quando abbiamo una persona che è a rischio, che ha tanti nei, che dobbiamo rivedere le lesioni, oppure a scopo documentale, cioè vediamo una lesione strana che vogliamo togliere, gli faccio la foto. Quando l'ho tolta e mi arriva poi l'esame istologico, posso andare a confrontarla con la foto che ho fatto, così vedo se sono d'accordo o no con il patologo. Allora, che succede se voi andate a fare una visita dermatologica con la videodermatoscopia? Nella maggior parte dei casi, 50% dei casi, il dermatologo vi dice bene, bravo, vai, torna la prossima volta senza nessun problema. 40% dei casi vi dirà, guarda, c'è questa lesione o queste lesioni che voglio rivedermi a 3 mesi, a 6 mesi, a 4 mesi, tra un anno, sempre facendo il confronto fotografico. In una piccola percentuale dei casi il dermatologo vi dirà, questa è da togliere, perché? Perché non mi piace. Poi vediamo poi a che grado non ci piace la lesione. Qual è la terapia del melanoma? Allora, ad oggi l'unica terapia efficace, curativa, soprattutto nel melanoma, quello iniziale, quello precoce, quello che vogliamo trovare noi, è la chirurgia. Quindi prendiamo e togliamo la pelle. Invece, quando il melanoma purtroppo se n'è già andato in giro, ecco, una volta non c'erano terapie efficaci. Adesso ci sono. C'è l'immunoterapia e la targeted therapy, che sono delle terapie che vanno a impattare sul sistema immunitario e fanno sì che questo attacchi il melanoma, diciamo così. Oppure sono delle terapie che vanno a troncare delle vie metaboliche del melanoma.
Perciò devo dire che funzionano, prolungano la sopravvivenza del paziente, talvolta addirittura eliminano il tumore e eliminano le metastasi o comunque le fanno diminuire di numero o di volume. Controllano ovviamente i sintomi, perché se uno ha una metastasi, che ne so io, vicino alla gola, ai noi, almeno così riesce a mangiare, e comunque danno conforto al paziente. Ah, attenzione, il melanoma è un tumore tra i più brutti in assoluto, che può metastatizzare a qualsiasi organo del corpo. Non tutti i tumori fanno così, alcuni tumori metastatizzano solamente, che ne so, alle ossa, al cervello, al fegato. Il melanoma metastatizza ovunque, è un tumore di bocca buona. Ma adesso veniamo alla parte bella, la parte della prevenzione, la parte divertente. Quindi noi dividiamo la prevenzione in prevenzione primaria e prevenzione secondaria. La prevenzione primaria punta a evitare le cause di malattia, cioè a non farci venire il melanoma. Quella secondaria punta a diagnosticarlo in modo precoce. Allora, adesso le vediamo una per una. Allora, ci ricordiamo i fattori di rischio che abbiamo visto prima, possiamo suddividerli. Allora, evitare le cause di malattia, possiamo evitare l'esposizione solare. Mentre per quanto riguarda gli altri fattori di rischio, non possiamo modificarli, cioè l'età è quella che è, la pelle, ognuno ha la sua, se ho una storia di progresso melanoma non posso cambiarla. Quindi posso fare una prevenzione secondaria, una diagnosi precoce attraverso l'autocontrollo della pelle, guardando la BCDE, guardando se ci sono i brutti anatroccoli, facendo la visita dermatologica ed eventualmente anche la videodermatoscopia. Allora, parliamo dei raggi ultravioletti finalmente, che fanno parte della radiazione solare. Sono dei raggi invisibili ad occhio nudo. Ci sono i raggi UVA, UVB e UVC. Gli UVC che sono tremendi per la nostra pelle, grazie al cielo non passano l'atmosfera, quindi ce ne laviamo le mani. Ci rimangono gli UVA e gli UVB, che sono quelli che possono effettivamente causare danno al nostro organismo. Bene, allora gli UVB sono dei raggi che penetrano solo il primo strato della pelle, penetrano l'epidermide, però costituiscono la minor parte della radiazione solare, ma sono quelli che danno le ustioni solari. Mentre gli UVA penetrano in gran parte nella pelle, arrivano fino al derma addirittura, e sono quelli poi responsabili dell'invecchiamento cutaneo. Ci sono delle differenze. Allora, gli UVA sono presenti tutto l'anno, maggiormente nella stagione estiva, eccetera, e durante tutto il giorno, cioè da quando il sole sorge ci sono gli UVA. Gli UVB invece fanno un picco durante la giornata, nelle ore centrali della giornata, sono quelli che ustionano, e hanno anche un picco annuale durante la stagione estiva. Ci sono dei mezzi per schermarci dagli UVA e dagli UVB, tra quali i vetri, che però schermano solo gli UVB. Adesso fanno anche dei vetri che schermano gli UVA, però la maggior parte dei vetri non li schermano, quindi anche se siamo dietro un vetro, non ci prendiamo l'ustione solare, ma abbiamo l'invecchiamento della pelle e i tumori. Allora, vediamoli un pochettino più nel dettaglio. Allora, gli UVA, quelli che penetrano, vanno giù fino al derma. Abbiamo detto che ci sono tutto l'anno, a tutte le latitudini, che passano anche attraverso le nuvole, e sono quelli che vanno a danneggiare le fibre collagene e le fibre elastiche, che sono delle fibre delicate e non si ripristinano più. Sono quelle che una volta rotte, insomma, ci fanno vedere che la pelle è danneggiata, è invecchiata. Insomma, gli UVA sono i fautori del fotodanno, del fotoinvecchiamento. Gli UVB invece sono quelli che penetrano un pochettino meno, però sono quelli che danno le ustioni solari e sono quelli maggiormente responsabili del cancro della pelle. Allora, gli effetti dei raggi ultravioletti possono essere acuti e cronici, acuti che si sviluppano nel giro di ore e giorni, cronici che si sviluppano nel giro di mesi o anni. E vediamoli. Quelli acuti, eritema, potatura, iperkeratosi, che vuol dire? Vuol dire aumento dello spessore della pelle, perché quando la pelle viene impattata dal sole, per difendersi aumenta il suo spessore. Iperpigmentazione. Tintarella. L'abbronzatura, la tintarella, esattamente. E poi finalmente qualcosa di buono, la vitamina D. Perché ho detto finalmente qualcosa di buono? Perché la tintarella è una risposta al danno da UVB.
una risposta al danno, cioè quando ci abbronziamo vuol dire che la pelle si è danneggiata, è un campanello d'allarme. Allora, poi ci sono gli effetti cronici, abbiamo detto il fotoinvecchiamento e il rischio di tumore cutaneo. Qui sotto vi ho messo la foto di questo signore che era un autista di camion. La parte esposta al sole in modo cronico è quella più fotodanneggiata, cioè si vede proprio palesemente. Invece l'altra figuretta c'è una signora che sembra che abbia su una mutanda, non è una mutanda, è la parte invece coperta dal tessuto degli slip e tutto il resto è ustione. Mamma mia. Ok? Allora, tanti pazienti mi dicono, no, ma io non mi espongo al sole, io sto sotto l'ombrellone. L'ombrellone fa passare il 50% dei raggi ultravioletti. Bene. Poi abbiamo una maggiore insolazione, abbiamo detto, nelle ore centrali della giornata, con la minor latitudine, cioè andando verso l'equatore abbiamo maggiore insolazione, e aumentando l'altitudine, quindi anche quando si va in montagna bisogna proteggersi dai raggi ultravioletti. Altra cosa, anche se si è sotto, per dire, una tettoia, abbiamo anche un riverbero da parte delle superfici intorno, quindi diciamo che l'unico modo per proteggersi al 200% è starsene dentro in casa, magari lontano dalle finestre, però chiaramente non è che viviamo in cantina. Allora, noi possiamo fare una cosa intelligente, andarci a vedere l'UV index, l'indice UV. Che cos'è l'indice UV? È l'indice universale di radiazione solare, nato negli anni 90, praticamente ci dice quanto picchia il sole, quanto il sole ci può fare male alla pelle in quel momento lì. Cioè va a misurare, diciamo così, quanta radiazione ultravioletta raggiunge la superficie terrestre in quel posto, in quel momento. E la possiamo vedere attraverso le app, poi vi faccio vedere. Allora, è una scala analogica che va da 0 a infinito, in verità. Noi di solito la mettiamo fino a 11, 11 più. Allora, nella parte, quella lì verde, da 0 a 2 non è necessaria la protezione. Abbiamo un UV index di 1 o 2 tipo all'alba, all'inizio della giornata o verso fine giornata. Durante la giornata l'UV index sale, a quel punto avremo bisogno di protezione, la protezione solare, metterci un cappello, metterci i vestiti. Quando l'UV index è molto alto, sarebbe meglio starsene al coperto addirittura, cioè mettersi un cappello è essenziale, stare coperti è essenziale, mettere la protezione è essenziale. Facciamo conto che in Sicilia d'estate al massimo abbiamo un UV index 10, all'equatore ne abbiamo un UV index circa 14, quindi alle nostre latitudini comunque raggiungiamo anche dei buoni UV index. Diciamo che è un indice appunto di consapevolezza di quanto il sole ci possa far male. Ci serve per calibrare la nostra protezione quando dobbiamo uscire. Questo è valido tutto l'anno, l'UV index. Lo possiamo andare a vedere sia sulle previsioni del tempo, sia sulle app, sia sugli smartwatch. Quindi è una cosa molto intelligente, perché ci dice in questo momento che UV index c'è. Cioè se io esco qui adesso, c'è un sole, eccetera, adesso sono le 17.34, ora non 18.34, so. Indietro di un anno. Ah, pardon. Ci sarà un UV index di 4? Quindi se badiamo alla protezione solare per la prevenzione dei melanomi, oddio, possiamo anche evitarcela la crema solare, se invece magari vogliamo prevenire le macchie, forse è meglio che ce la mettiamo lo stesso, che finché c'è sole le macchie ci sono. Comunque, è un buon modo di prevenire il danno solare, guardarsi l'UV index per calibrare un pochettino la protezione. Però, di solito, quando noi pensiamo a protezione solare, pensiamo ai solari, alle creme, che poi non è che adesso sono solo creme, c'è di tutto, ci sono gli spray, i latti, gli oli, i balsami, c'è di tutto. Però dobbiamo saper scegliere il solare adatto, il solare giusto. Quindi dobbiamo sapere leggere le etichette, leggere i barattoli. Allora, di solito c'è scritto per viso o corpo, per viso e corpo. Di solito quelli corpo si possono usare anche sul viso, non è un problema. Il buon solare deve essere resistente all'acqua, non perché andiamo comunque in acqua, però sudiamo. Quindi più resistente all'acqua, più ci resta addosso il solare. Deve avere una protezione elevata, e poi vi spiego perché. Però in un caucasico, diciamo persona di pelle chiara, meglio una fotoprotezione alta o altissima. Alta vuol dire da 30 a 50, altissima 50+. E poi
molti solari, anzi andate a scegliervi un solare che abbia questo circoletto piccolino con scritto UVA, vuol dire che protegge anche dai raggi UVA, perché l'SPF, il Sun Protection Factor, il 50+, è calibrato sull'UVB, però abbiamo visto che anche gli UVA possono dare problemi, danno il fotoinvecchiamento, possono dare tumori, quindi deve avere quel circoletto lì che ci dice che diciamo che c'è una protezione UVA che è almeno un terzo dell'UVB, almeno, a volte è quasi pari. Quindi altra cosa, dobbiamo andare a vedere quando il solare scade, non la data di scadenza, il PAO, il period after opening, dobbiamo guardare quanti mesi dura dopo che l'abbiamo aperto. Cioè non voglio sentire gente che mi dice sì guarda sto usando la crema dell'anno scorso, no, vai a vedere il period after opening quant'era, perché dopo che la crema è stata aperta per un tot si degrada, non funziona più. Il solare ritarda l'insorgenza del eritema solare, quindi ci permette di stare al sole di più prima di scottarci. Il 50, l'SPF 50, aumenta di 50 volte la nostra, diciamo così, permanenza al sole senza scottarci. Cioè, se io mi scotto in 3 minuti, devo fare 3 per 50. Però i solari sono dose dipendenti. Allora, intanto non va degradato il solare, quindi cerchiamo di conservarlo al fresco, non lasciamolo al sole. È vero che sono molto stabili questi cosmetici, però insomma dobbiamo mantenerli bene. In spiaggia magari ce li infiliamo nella borsa a frigo, che è anche meglio. Abbiamo detto che quelli per il corpo vanno bene anche per il viso, anche se magari ricerchiamo per il viso qualcosa che sia specifico per le nostre condizioni di pelle, chi ha l'acne, chi vuole fare la prevenzione delle rughe, chi vuole quello antimacchie, chi ha la pelle grassa, chi ha la pelle secca, quindi quelli piccolini per il viso sono specifici per qualche cosa, oppure comunque ce li teniamo in tasca, ce li possiamo mettere più volte durante la giornata in modo tale da avere una bella fotoprotezione. Però appunto possiamo usare anche quelli per il corpo se non abbiamo problemi. E poi qui vi ho messo che il solare è l'anti-age per eccellenza. Cioè, quando qualcuno mi chiede mi dà una buona crema antirughe, gli do il solare. Perché le creme antirughe non funzionano. Proprio da definizione di cosmetico, che è una cosa che non ha attività farmacologica, quindi non ci sono creme antirughe. L'unica crema antirughe vera è il solare, che ci previene il fotoinvecchiamento. Il cronoinvecchiamento, quello che ci dà invece il tempo, nessuno ce lo può prevenire, ce lo teniamo. C'è da un colpo al cuore, una pugnalata. Vi svelo tante cose nuove, Vi rendo edotti della realtà dei fatti. Poi ognuno chiaramente si calibra le cose. Dicevo prima che i solari sono dose dipendente. Perché? Perché, abbiamo visto prima, SPF 50 viene calcolato su una dose particolare di solare, questa capacità di ritardare l'insorgenza dell'eritema. E la dose è 2 mg per centimetro quadro. E quant'è? Quanto ne devo mettere? Boh. Diciamo, si calcola che per un corpo medio, per una superficie media, la quantità sia quella di uno sciottino. Di un bicchiere da shot. Per il viso la mandorla più o meno, no? Una bella, Quindi se noi proviamo a metterci una mandorla di solare rimaniamo tantissimo. E qui rispondo anche alla curiosità che mi dice qualcuno: ma la mia crema a giorno ha dentro, oppure no, il mio fondotinta ha dentro il solare, ha dentro il 30? Io dico sì, prova a mettertene una mandorla, poi ne parliamo, Allora, poi hanno fatto anche il tablespoon, il cucchiaino. Magari vede, io ogni tanto vedo in giro le mamme con il misurino per misurare per i bambini la crema solare da mettergli. Io dico abbondate, che è meglio. Allora, altra cosa, la fingertip unit. Questa è molto comoda, invece che andare in giro col bicchierino, con lo sciottino, eccetera. Quante falangi di solare dobbiamo metterci? Oh, per il viso è facile, si prende, si mettono, di solito sono 3 falangi per l'ovale del viso, più altre 3 per orecchie e collo. Quindi si prende il nostro solare in crema, quello che è, si spalmano 3 falangi, 1, 2, 3, e poi si spalma sul viso. E poi ci sono tutte le altre unità per il resto del corpo, quindi 7 falangi per il tronco davanti, quindi saranno 2 dita e un po', e avanti così per tutto il resto del corpo.
ogni quanto va messo il solare? Perché tutti mi dicono, ma io mi sono scottato lo stesso e ho messo il solare stamattina. Bravo. Ho messo la 50, bravo. Va rinnovato ogni 2 ore. Perché è un cosmetico il solare che si degrada. Si degrada con il sole, si degrada perché sudiamo, si degrada perché ci sfreghiamo. Quindi non funziona più dopo 2 ore, come se ne abbiamo addosso una crema idratante e basta. Quindi va rimesso ogni 2 ore e dopo che ci si fa il bagno, al mare, in piscina o dopo che si suda. Come funzionano i solari? Perché poi arriva sempre la domanda, ma quale solare metto? Metto quello minerale? Metto quello chimico? I filtri solari sono divisibili in filtri inorganici, cosiddetti fisici, mentre quelli organici, cosiddetti chimici. Allora, in verità, in ogni solare ci sono entrambi, tranne magari quelli per bambini, dove prevalgono i filtri inorganici, quelli fisici. Allora, funzionano in modo differente. Il filtro fisico fa proprio una barriera, fa proprio uno specchio per i raggi solari, proprio li rispecchia, li fa andare via, li riflette. Mentre il filtro organico li trasforma, di solito li trasforma o in fluorescenza o in calore. Tant'è vero che quando si mette la protezione solare, certe volte ci sentiamo più caldi, è vero o no? Il filtro organico, cioè quello chimico, ha il pregio di essere cosmeticamente molto accettabile, perché sono filtri trasparenti, sono leggeri, sono quelli per esempio degli spray, non macchiano. Però adesso anche quegli organici, quelli inorganici, li hanno micronizzati, sono fatti di zinco, ossido di zinco, biossido di titanio, li hanno micronizzati e anche qui non abbiamo più il pastone bianco. Possiamo prendere un filtro inorganico comunque che abbia una buona cosmetica. Allora, altra cosa che vorrei sottolineare, che qualcuno mi dice sì, ma sono delle sostanze tossiche. Allora, non ci sono cosmetici tossici in vendita. Quello che è in vendita è stato testato ed è sicuro, per quanto ne sappiamo fino adesso. Quindi tutto ciò che è in vendita va bene. Tutti i solari che ci sono in vendita in Italia vanno bene, cioè se c'è scritto SPF 50 è un SPF 50. L'importante è che vi piaccia, che costi 2 euro, che costi 170 euro, va bene, come solare va bene. Cambiano le caratteristiche cosmetiche, cambia il fatto che ci sia pubblicità, cambia tante cose. Allora, abbiamo detto prima che i solari possono essere divisi a seconda del loro grado di protezione, in bassa, media, alta e molto alta. Ma cambia davvero tanto tra un solare e l'altro, tra un 30 e un 50? In verità no. Perché vediamo che l'SPF 30 filtra il 97% dei raggi ultravioletti. 50 è il 98%, 50 più 99%. Oh, scusa, perché devo mettere un 50 più? Perché? Perché nessuno mette i 2 mg per centimetro quadro. Ne mettiamo tutti meno, addirittura a volte mettiamo il 25% di quella quantità lì. Il problema è che mettendone anche la metà, non è che si dimezza l'SPF, no? Diminuisce in modo esponenziale. Quindi non abbiamo su praticamente un tubo. Quindi io dico, allora cerchiamo di mettere l'SPF più alto possibile e poi cerchiamo di metterne tanto, che forse, forse abbiamo davvero una protezione 99%. Allora attenzione, gli ho scritto SPF 100, non esiste l'SPF 100. Legalmente non possiamo scrivere SPF 100 perché non esiste, non c'è qualcosa che ci protegga al 100% dei raggi ultravioletti. E altra cosa molto importante, darebbe un senso di sicurezza sbagliato alla persona. Dici, su l'SPF 100, vado al sole, chi se ne frega. Cioè la crema solare non è un lascia passare per esporsi al sole. La crema solare serve a non ustionarci quando proprio dobbiamo stare al sole. La vera protezione solare è evitarcelo il sole. Quindi attenzione, lo schermo totale non esiste. Allora, come scegliamo il solare? A seconda della nostra pelle, a seconda del nostro fototipo. Quindi abbiamo detto, ci scottiamo subito velocemente, 50 più. Siamo un fototipo che di solito non si scotta granché, 30. Boh. I fototipi più alti, tipo il 5 e il 6, possono anche usare dei solari di media potenza, tipo un 20.
Però io devo dire che i miei pazienti che hanno fototipo 5 o 6 sono furbi, perché loro non vogliono macchiarsi, perché la pelle scura si macchia dannatamente, e usano tutti i 50 più, sono più furbi di noi. Altra cosa, dobbiamo scegliere la nostra protezione solare anche a seconda dell'UV index. Quindi la usiamo, non la usiamo, quale usiamo? Guardiamo l'UV index e poi decidiamo. E a seconda anche del tipo di patologia che possiamo avere. Questa ragazza sotto ha un fototipo 4-5, un fototipo scuro, ma ha un lupus. Il lupus è una malattia che è fotosensibile, è fotoaggravata, si aggrava con la luce del sole. Quindi lei sicuramente dovrà mettersi un 50 più, dovrà starsene all'ombra. Oppure una persona che ha già tolto un tumore della pelle utilizzerà una bella protezione molto alta. Una persona che ha già la pelle danneggiata, vi ho messo qui una bella testa pelata con tante cheratosi attiniche, che sono dei tumori superficiali della pelle. Quindi se sappiamo che abbiamo determinate patologie, eccetera, scegliamo un solare adatto. Esistono anche dei solari che sono dispositivi medici, perché hanno dentro degli enzimi che riaggiustano un po' la pelle, quindi vengono anche rimborsati in percentuale, chiaramente, dal sistema sanitario. Allora, come ho detto prima, la protezione solare non è solo la crema, e dobbiamo tener conto che il danno che ci fa il sole inizia dal primo istante in cui ci mettiamo al sole. Qualcuno mi dice, sì, ma io devo andare dalla macchina lì, oppure vado in macchina 5 minuti, devo mettermi il solare? E scegli tu se vuoi metterti il solare, fa conto che il sole arriva. Cioè tu vedi la luce, vuol dire che il sole ti sta arrivando. Vedi tu se vuoi prevenirti l'ustione, se vuoi prevenirti le macchie, se vuoi prevenire un danno futuro, vedi tu. E dobbiamo anche tener conto che comunque i solari non proteggono, abbiamo detto, al 100%. Allora, perché c'è anche questa cosa qui, i solari vanno applicati 30 minuti prima di esporsi e rinnovati ogni 2 ore? Mica perché ci mettono 30 minuti ad agire i solari. Il solare, appena lo mettiamo, funziona. 30 minuti prima, perché così siamo lì calmi e tranquilli, ce lo possiamo mettere bene. Per esempio, per andare in spiaggia, la cosa ideale da fare sarebbe a casa, nudi, mettersi il solare, mettersi il nostro costume da bagno, andare in spiaggia, poi rinnovare il solare dove possiamo, chiaramente, però uno strato non sarebbe male farselo a casa. Poi ci sono i problemi, appunto, il costo elevato di alcuni solari, però qui ripeto, anche quello del discount va bene. È chiaro che magari è più brutto dal punto di vista cosmetico, non è detto, eh? Oppure il solare mi unge continuamente la pelle, cosa faccio? Mi fa schifo, mi impano dentro nella sabbia. Ebbene, si può anche non usare il solare. La prima cosa è non andare al sole, facile. Soprattutto nelle ore di maggior irraggiamento, cioè non andiamo in spiaggia dalle 10 alle 4 del pomeriggio. Facciamo l'aperitivo, pranziamo, facciamo la pennica, ci si va prima e dopo al sole. Cioè, anche come saggezza, il contadino non se ne stava al sole nel centro della giornata, i contadini si alzavano presto al mattino, a un certo punto se ne andavano e poi magari riprendevano di sera. Cioè, torniamo a essere un po' più intelligenti. Proteggersi anche con dei mezzi fisici, il cappello, gli occhiali da sole e i vestiti. E poi, attenzione, ci sono dei capi di abbigliamento anti-UV e adesso ci arriviamo. Altra cosa di prevenzione, abbiamo detto, la visita dermatologica e l'autocontrollo della pelle. Allora, i tessuti anti-UV. Tanti mi dicono, ma io metto la maglietta, quella bianca del mercato di cotone, va bene per entrare in acqua? No. Allora, piuttosto che niente, meglio piuttosto. Piuttosto che niente, meglio piuttosto. Quindi mettiamocela, va bene. Però ci sono dei fattori che rendono un tessuto più coprente, più protettivo dell'altro. Quali sono? La porosità del tessuto, cioè la tramatura praticamente, la sua composizione, cioè il poliestere è più protettivo del cotone, gli additivi che vengono inseriti magari tra le fibre, lo spessore del tessuto chiaramente più spesso più protegge e il colore scuro. Quindi la maglietta bianca di lino svolazzante, no, non protegge niente. In più, ma io metto la maglietta per andare in acqua, no, la stoffa bagnata purtroppo fa passare più raggi ultravioletti. Allora, se fem, ci sono in vendita dei tessuti anti-UV. Hanno nella tramatura le molecole di ossido di zinco e di biossido di titanio, infatti vanno lavati in un certo modo, sono certificati per dare una fotoprotezione 40,
si chiama UPF, Ultraviolet Protection Factor, e ce ne sono ormai in vendita ovunque, cioè nelle grandi catene di distribuzione, su internet, eccetera, ci sono i cappelli, le maglie, eccetera, e quando uno se le mette non ha più caldo, anzi vi tengono un po' più fresco. Se voi andate in spiaggia, soprattutto all'estero, vedete un sacco di bambini con le maglie, con le maniche lunghe, a volte anche i genitori, a volte anche la dottoressa Colli, anzi spesso, ne ho diverse, perché effettivamente è una gran rottura di scatole continuare a mettersi addosso la crema. O magari non abbiamo nessuno che ce la mette? Allora la mettiamo dove riusciamo, il resto maglia. Vendono anche degli abiti, sia sportivi, per andarsene in giro a camminare, eccetera, sia anche abitini carini. Adesso si sta molto espandendo questa cosa. Quindi chi non ha voglia di mettersi creme, cremine, eccetera, si può anche mettere questi capi d'abbigliamento. Allora, per fare la visita dermatologica bisogna prepararsi al meglio. Diciamo che in caso di urgenza venite esattamente come siete, anche se avete la pelle ustionata, vedete una cosa strana, venite. Non stiamo ad aspettare che la pelle sia al suo meglio, però idealmente se uno vuole farsi il controllo dei nei sarebbe meglio farlo al top della forma, cioè con la pelle più chiara possibile, non arrivate abbronzati, anche proprio per un fattore cromatico, marrone su marrone lo vedo male, eh? In più con l'abbronzatura i nei si attivano, quindi magari vedo una lesione che io la vedo brutta, ma magari non era brutta, quindi magari ve la faccio togliere, ve l'ho fatta togliere per niente, oppure vi faccio tornare quando l'abbronzatura e la fotoattivazione se ne sarà andata, vi fate due visite non al prezzo di uno, al prezzo di due. Poi via lo smalto, abbiamo visto prima il melanoma acrale, io devo vedervele le unghie, poi non c'è solo il melanoma, è sotto le unghie, ci può essere anche qualcos'altro, altri tipi di tumore, i funghi che vanno sempre di moda, quindi idealmente via lo smalto, mani e piedi. Si controllano tutti i nei, quando venite a fare la visita aspettatevi di essere spogliati completamente ed essere guardati da testa, sotto i capelli anche, a piedi, tutti. Se qualcuno vi fa la visita dicendovi qual è il neo che ti devo vedere, andatevene. Cioè non siete voi che ci dite, ma questo neo mi guardi questo. Ma che ne sai tu qual è il neo che non va bene? Te lo guardo sicuramente, ma te li guardo tutti. Anche perché devo avere un approccio comparativo. E come abbiamo detto, controllando tutta la superficie cutanea, non chiedetemi, ma le calze le devo tenere? No! Non mi venite con pettinature incasinate che dovete sistemarvele tutte, non venite con il gel che sembra l'impalcatura. Io devo avere accesso a tutta la vostra superficie cutanea, quindi aspettatevelo. L'autocontrollo a casa è fondamentale, regola della BCDE, regola del brutto anatroccolo. Come si fa l'autocontrollo? Stanza ben illuminata, questo è essenziale, se no non si vede niente, dotarsi di specchio a muro, specchio comunque grande, magari uno specchio più piccolo, quelli a mano per fare avanti, dietro, sotto e sopra, il phon oppure un'altra persona che ci guardi in testa, il phon è per spostare i capelli, per vedere il cuoio capelluto, perché anche se non è così esposto al sole può sviluppare anche lì tumori, tanto più se uno comincia a perdere i capelli. E si va per zone, quindi quando si fa l'autocontrollo, bene, chi è a rischio, io gli dico, fatelo una volta al mese, ti fissi, prima domenica del mese ti fai il tuo bravo controllo della pelle. Gli altri, ragazzi, almeno una volta ogni 3 mesi facciamocelo, cioè la pelle, il bello della pelle è che è un organo visibile, è un organo accessibile, quindi possiamo aiutarci, autoaiutarci, aiutare anche il clinico, vedere se c'è qualcosa di strano. Perché poi tante volte magari si va a fare la visita, non ci si gira bene, magari sfugge il pezzettino, però se la persona a casa si è visto bene tutto e io chiedo, ci sono lesioni a livello genitale? La persona, no, non lo so, guardiamo. Ma se io mi sta facendo la visita ginecologica? Gioia, ti devo guardare. Se mi dici già che c'è qualcosa, so anche andare a mirare, cioè vedo un pochettino già dove sono le cose. Quindi facciamoci. Ti anticipo ora una domanda che volevo farti. Ogni quanto è indicata la visita specialistica dal dermatologo? La risposta è dipende dai fattori di rischio, dipende dal numero di nei, dipende dalla familiarità, dipende dal tipo di nei, quindi si fa una visita e poi il dermatologo che dice torna tra tot. Posso far tornare appunto dopo 3 mesi,
Le persone in follow-up melanoma tornano minimo una volta ogni 6 mesi, minimo. E altre persone, se magari una persona che non ha grandi fattori di rischio, ha 3 nei, come è successo, 3 nei, la guardo e dico, ascolta, pacca sulla spalla, autocontrollo a casa, ci vediamo al bar. Non gli dico torna l'anno prossimo. Cioè, è anche sciocco dire la visita va fatta ogni anno, ma se non hai nei, cosa ti faccio tornare a fare ogni anno? Te la vedi la pelle? Cioè, non è un controllo, che ne so io, cardiologico, che non posso sapere come mi va il cuore. La pelle la vedo. Poi ci sono persone che hanno 300 nei, come fanno a vedersi? Sì, ok, possono vedersi, ma le inezie, quello che andiamo a cercare noi dermatologi, il melanoma di 2 mm che noi vediamo, la persona non può vederlo. Quindi gli dico, senti, sai che fai? Torna l'anno prossimo, oppure c'è questo qui che torna tra 6 mesi. Sì, quindi dipende, proprio in questi casi. Dipende. Grazie. Niente. Allora, come i cinesi. Pale is the new tan. Come i cinesi, perché non solo i cinesi, in Oriente non è mai andata di moda l'abbronzatura, perché una volta l'abbronzatura era segno di povertà, e in Oriente è ancora così, di lavori umili, di lavori all'aperto. In Occidente è entrata a far parte della, diciamo così, della moda, perché dagli anni 50-60 Coco Chanel e tutte le altre sono andate al sole, hanno fatto vedere, guardate come sono bella abbronzata. Da lì è diventata una moda, ma prima non era una moda. In Oriente non è entrata a far parte delle mode. Noi dermatologi diciamo che l'abbronzatura non ci dovrebbe essere, perché abbiamo detto prima che è un segno di danno della pelle, cioè dovrebbe proprio passare di moda. Basta con questa cosa, come sei bianco, vai al sole. No! La vitamina D me la piglio per bocca. Anche no, grazie. Allora, take home messages. Di cancro della pelle si può morire. È brutto il cancro della pelle, bisogna evitarlo. E il cancro della pelle possiamo prevenirlo in prima persona noi. Abbiamo detto che il pallore è nobiliare, la bronzatura è per i plebei. Quindi ci possiamo anche godere l'estate, sicuramente, proteggendoci. Non è che non ci godiamo l'estate, io vado in vacanza sempre al mare, sono bianca come un latticino. E poi, questo da studiare, che il sole bacia i brutti perché i belli li baciano tutti. E con questo concludo. Del resto l'ombrello, quello che noi usiamo per la pioggia, non nacque per ripararsi dalla pioggia, nacque per ripararsi dal sole. Certo. Le dame del Cinquecento avevano il parasole, non avevano il parapioggia. Ma già fino al 1800 e rotti, fino ai primi del Novecento. Era da cafoni essere abbronzati. Io ho una foto di mia nonna, primi del Novecento, con l'ombrellino da sole, non da pioggia. Quindi... E ci hai sfatato un po' di miti, innanzitutto quello del crema antirughe, ma poi anche che l'esposizione al sole a un'eccessiva luce naturale non è sempre, anzi quasi mai, positiva, benefica, no. Benefica. In realtà c'è sempre il contrario, e per la produzione di vitamina D e per la regolazione, anche la modulazione della produzione di alcuni ormoni come la melatonina banalmente, o di neurotrasmettitori come la serotonina, la luce naturale di solito viene indicata. Sì, ma è la luce, non i raggi ultravioletti. Quindi, infatti, quando dobbiamo fare la terapia per la SID, la sindrome da distress, come si chiama? Mettiamo le persone davanti a pannelli di luce naturale, ma non UV, cioè è luce bianca. Banalmente, per tenere in ordine i nostri ritmi circadiani, quando ci svegliamo al mattino dobbiamo accendere la luce, non andare al sole. Ma nel senso, la finestra che è nella camera, alla quale noi non ci esponiamo, alla cui luce diretta non ci esponiamo, però rimane aperta, diciamo, e fa entrare la luce, può essere benefica senza che noi veniamo colpiti. Certo, ma anche dal punto di vista emotivo. Certo. Cioè, è bella la luce. Quindi sì, è benefica. L'unica cosa è che se uno sta lì sotto la finestra, davanti alla finestra... No, la distanza da... Sì, no, ma qualsiasi luce praticamente. Poi per la vitamina D, noi produciamo già vitamina D esponendoci normalmente, cioè quando usciamo, eccetera. E se c'è... Anzi,
in Europa siamo tutti carenti di vitamina D, raccontiamoci balla anche chi va al mare, quindi la vitamina D meglio pigliarsela per bocca, perché ci sono gli integratori di vitamina D, non ci sono gli integratori per i tumori. Quindi la vitamina D si prende anche con gli alimenti e con gli integratori. Ma soprattutto con gli alimenti, con una dieta variata. Direi. Certo, sempre mangiare. Esatto, e lo sta dicendo per me, scusate, personale. Ok. Anche l'esposizione alle luci artificiali, anzi alle lampade, ai raggi artificiali, chiaramente è sfavorevole e deleteria. C'è qualche altro faro, ad esempio mi è venuto in mente per la ricostruzione delle unghie, a volte si usano quei fornetti. Sì, quello danneggia la pelle? Sì, allora non abbiamo ancora dati a breve termine, perché diciamo che è una moda che c'è da poco, soprattutto a livello così diffuso, però sono delle luci a raggi ultravioletti, perciò se si fa una volta, vabbè, se continuiamo ad andare tipo tutti i mesi a farci fare la ricostruzione delle unghie, insomma la cosa migliore da fare sarebbe prima metterci la crema solare sulle manine e poi farci fare la ricostruzione delle unghie. Addirittura vendono i guanti con la parte ultima del dito tagliata, perché in Oriente abbiamo detto prima mica vogliono rovinarsi la pelle, però vogliono avere le unghie belle, quindi sono nati lì i guanti anti UV con l'unghietta fuori. Qualcuno mi chiede, sì, ma le lampade a LED, sì, possono essere a LED, incandescenza, quello che vuoi, ma sempre raggi ultravioletti sono, quindi meglio evitarsi almeno il danno, anche se piccolo, da questo genere di lampade. Ci ha raccontato anche che la luce filtra attraverso le nuvole, quindi se siamo in una giornata nuvolosa, in realtà non siamo più protetti dai raggi UVA e UVB, ma addirittura ce li prendiamo in misura maggiore. Le chiedo qualche chiarimento ulteriore, perché questo avviene? In misura maggiore perché non ci proteggiamo. Ok, quindi è una questione di mancanza di consapevolezza. Bravissima. Io ho un paio di scarpe bellissime fatte di stoffa che reagiscono alla luce ultravioletta. Da bianche diventano colorate. Quando c'è il nuvolo e io esco, queste pigliano, diventano di tutti i colori. Ma non quando sono dentro, anche in mezzo alla luce così, sono bianche. Quindi comunque passano i raggi ultravioletti, non passano magari quando sono le nuvole cariche d'acqua, quelle di pioggia, ecco lì no. Sotto temporale, resto, diciamo, possiamo non mettere una protezione. Non metterci niente, però è un classico andare al mare e dire tanto è nuvoloso, insomma, mi sono ustionato. E già, fregato. Le macchie che sono sulla pelle, l'invecchiamento. Ecco, è l'invecchiamento, foto invecchiamento. È il sole. Perché vengono sulle mani e in faccia? E le caviglie? Perché mettiamo la gonna, agli ometti non vengono, almeno chi non mette la gonna, chiaramente. Però le macchie di invecchiamento sono macchie di fotodanno. Se uno se ne... Allora, hanno fatto anche degli studi, per esempio, sui gemelli identici, soprattutto sulle donne. Una gemella sposata con figli, eccetera, l'altra gemella suora di clausura. Indovinate chi è che aveva le macchie? Beh, quella sposata. Quella sposata, ma mica perché invecchiava peggio. No. No, quella di clausura ovviamente si riparava. Capito? Cioè, e anche dal punto di vista delle rughe, quella fuori... piena di rughe, la suora di clausura, precisa, perfetta, bianca, candida e senza problemi a pelle. Cioè il fotodanno è pazzesco, uno non ci pensa, ma è tremendo. Prego. Due domande. Le creme dopo sole sono efficaci o sono efficaci, scaldano a loro volta? Poi, mentre si fa sport, andando in bicicletta in particolare, sudando così tanto, cosa si può fare per evitare questa sovraesposizione? Allora, prima, il dopo sole sono delle creme idratanti con dentro dei fattori calmanti, rinfrescanti, quindi non hanno niente di diverso rispetto a una crema idratante, emolliente, normale, tranne il fatto che sono molto fluide di solito perché vengono usate d'estate, quindi è brutto avere addosso una cosa pastosa, e poi appunto tolgono la sensazione di bruciore, quindi hanno dentro cose come il bisabololo, l'azulene, eccetera, che danno questa sensazione di freschezza. Anche loro scadono come tutti i cosmetici.
Cioè, qualsiasi cosmetico voi avete, tiratelo fuori, lo guardate, c'è il PAO, il periodo after opening. Dopo quel periodo lì va buttato. Quindi chi non vuole utilizzare il dopo sole può usare una crema idratante normalissima. Poi a regola non bisogna scottarsi, quindi a regola non dobbiamo avere bisogno del dopo sole. Possiamo metterci davvero comunque una crema idratante perché essendo stati all'aria, al mare, eccetera, possiamo avere la pelle secca, quello sì. L'altra cosa, durante lo sport si suda tanto, esistono dei solari apposta per gli sportivi, quelli in water gel, gel dry touch, eccetera, sono dei solari che si mettono sul viso, rimangono belli appiccicati, diciamo così, alla pelle, se si suda e colano addirittura negli occhi non bruciano. Altra cosa molto utile per lo sport, questo in generale, gli stick solari. Anche questi qua, uno ce l'ha in tasca, deve rinnovare il solare ogni 2 ore, si dà una bella passata, senza neanche sporcarsi le mani, se lo passa addosso e via. I solari dobbiamo finirli, cioè lo stick solare non va portato all'anno dopo, deve finire, idem i tubetti dei solari. Abbiamo visto prima lo sciottino, se mi compro il mio solare, devo rimetterlo ogni 2 ore, me ne sto in spiaggia, quanto mi dura quello da 220? Detto con sincerità, a regola, se una persona sta in spiaggia davvero, che mi sta 8 ore in spiaggia, spero di no, dura un giorno e mezzo per una persona il tubo. È un investimento, eh? È un investimento. Per quello che preferisco andare a pranzo, levarmi dal sole. Assolutamente. Posso fare un'altra domanda? Certo. Allora, durante la vita di una persona ci sono dei momenti, dei rush, insomma, in cui nascono nuovi nei e sono magari nei benigni. Lo si vede, il bambino non ha magari nei fino ai 4-5 anni, poi improvvisamente 4-5 anni cominciano a comparire dei nei, soprattutto quelli che hanno un fototipo molto chiaro. E così magari nell'età dell'adolescenza, eccetera, anche andando avanti. Ecco, questo ha una relazione con la predisposizione al melanoma, cioè nel senso che questi rash sono legati magari a una predisposizione genetica oppure è una caratteristica individuale? No, allora stare solo attenti, ecco. No, è una caratteristica individuale. Noi nasciamo senza nei, tranne chi ha i nei congeniti, cioè quelli presenti alla nascita o che insorgono entro i primi 6 mesi, quindi il neo che uno ha si ottiene. Poi i nei saltano fuori nella vita, quindi da quando nasciamo soprattutto entro i 25 anni la maggior parte. Poi possono aumentare anche durante le gravidanze, comunque fino ai circa 40 anni nascono nuovi nei. Poi rimangono stazionari e poi dai 60-65 in poi se ne vanno. Se ne vanno. Ma che bello. Cioè noi... Qualcosa 90 di anni, buono nell'età più avanzata. Qualcosa di buono, Però vengono altre cose, vengono le cheratosi, i seborroiche, le macchie solari, gli angiomi rubino, insomma la pelle è mai tranquilla. Però no, non è in relazione a questo. Sai, visto che magari l'esposizione al sole può favorire talvolta i nei, però sono anche variazioni ormonali, eccetera, quindi dipende dalla familiarità tante volte, non dipende dal melanoma. Poi, chiaro, abbiamo detto che chi ha più nei ha più rischio di farsi un melanoma, proprio un tipo di pelle. E quindi comunque è sempre meglio farsi consigliare anche il tipo di protezione dallo specialista, cioè quando si va a fare la visita nevologica dello specialista lì si chiede anche ma qual è il mio fototipo per cui posso stabilire qual è la mia protezione? Allora io dico sempre che il fototipo io non lo segno mai nelle visite, okay, perché cambia durante la vita, okay, e poi magari arriva una persona con un fototipo tipo te, capelli scuri, occhi scuri, pelle tutto sommato scura, poi mi dice io mi ustiono dannatamente, dico, che cavolo di fuoco, non sei un 3, sei un 2, quindi non sto neanche a segnarlo, cioè non posso neanche saperlo, quindi di base si chiede alla persona eccetera eccetera, si vede se mette non mette il solare, se mi dici guarda io lo metto in modo preciso, tanto, ok mettiti un 30, però di base dico, raga, mettetevi il 50 più, spendete un attimo di più, però state più sicuri. Assolutamente. Poi, chiaro, ripeto, dipende da tanti fattori, però sì, possiamo dirlo noi che solare mettersi, poi magari indicare il tipo di solare adatto come quello per lo sport, per esempio, per le labbra. Anche lì dobbiamo coprire anche il labbro, soprattutto quello inferiore. Sì, esattamente. Altre domande? Un'interazione con l'assunzione di determinati farmaci che può aggravare
insorgere di eritemi o cose del genere. Sì, praticamente abbiamo una fila di decine ormai di farmaci che sono fotosensibilizzanti, cioè rendono la pelle molto più suscettibile al danno solare. Perciò tante volte diciamo alla persona a cui diamo un farmaco di evitare di andarsene al sole o comunque di utilizzare le protezioni solari in modo molto preciso. Esempio, i farmaci antiacne sono fotosensibilizzanti, per quello cerchiamo di non usarli d'estate, perché se ho il paziente bravo bravo che mi assicura che non va al sole, ok, glieli do. La maggior parte so che non lo fanno, glieli tolgo. Oppure gli antinfiammatori tante volte sono fotosensibilizzanti, molti antibiotici sono fotosensibilizzanti. Ho avuto questo sospetto. Sì, oppure anche alcuni antipertensivanti sono fotosensibilizzanti, la furosemide per dirne una, o le creme, quelle che si mettono per i dolori, sono fotosensibilizzanti. Noi ci lavoriamo tantissimo perché ci arrivate con le patacche così di dermatiti. Hai messo questa cosa qui? Sì, immaginavo. Complimenti. Cioè, poi non è solo dopo che l'avete messo, anche nei 10 giorni dopo o anche un mese dopo. Quindi bisogna vedere un pochettino che tipo di farmaco è e se può dare fotosensibilizzazione. Il sole non è mai una grande idea, soprattutto con tutti i farmaci che si prendono oggi come oggi. Poi cosmetici, possiamo avere fotosensibilizzazioni, profumi, anche molti profumi danno fotosensibilizzazione, anche andare a far giardinaggio, si tocca certe piante, viene fuori le fitofotodermatiti. Sì. Okay. Allora, buonasera, relativamente ai nevi asportati, cosa significa nevo atipico con displasia di grado basso, medio, severo? Allora, abbiamo detto prima che il neodisplastico, neo con displasia, è un neo benigno che ha delle cellule brutte messe in modo strano, che a occhio ce l'ha fatto togliere perché sembrava tanto un melanoma, sembrava tanto un tumore, grazie al cielo non era un tumore, e il grado di bruttezza di queste cellule ce lo dà il patologo che ci dice guarda, aveva qualche cellula brutta, quindi un neo con displasia lieve, aveva abbastanza cellule brutte, moderata, guarda, faceva proprio schifo, ma non era un melanoma, ma faceva proprio schifo. E a volte il patologo mi dice, guarda, neodisplastico grave, com'era dal punto di vista clinico? Tu come l'hai visto? Allora, se io ti dico, guarda, sì, anche a me sembrava un displastico, però te l'ho fatto togliere uguale, siamo d'accordo. Quando io lo mando come melanoma, dico, guarda, per me era un melanoma, tu mi dici displastico grave, mi spiace, io lo tratto come se fosse un melanoma, quindi comunque faccio una radicalizzazione, si dice, cioè lo riopero. Quindi bisogna poi mettere insieme il dato clinico, il dato anamnestico, il dato istopatologico, mettiamo insieme tutto e poi decidiamo come andare avanti. Comunque il neo displastico, il neo benigno, non è il neo che uno dice, meno male l'abbiamo tolto in tempo. Allora, la sfera di cristallo non c'era nessuno. Noi, quando andiamo a togliere un neo, vediamo la lesione in quel momento lì. È una foto di quel momento lì. Io non lo so se questo qui è un neo che è nato così e l'ho tolto, e quello sarebbe sempre rimasto così, brutto, oppure era qualcosa in evoluzione. Io non lo so, ma neanche il patologo lo sa, nessuno lo sa. Quindi dire a una persona, meno male abbiamo tolto in tempo, è una balla. Abbiamo tolto un neodisplastico, sappiamo che era un neodisplastico, sappiamo che ti devi fare qualche visita in più, sappiamo che dobbiamo tenerti d'occhio, punto. Però era benigno. Beh, uno va in chiesa ad accendere un cero Sant'Antonio, sentendosi dire che è benigno. Comunque, ragazzi, è sempre una bella notizia. È sempre una bellissima notizia. Sì, certo. Quindi, ma anche quando togliamo un melanoma sottile è una bella notizia, perché sappiamo che sono melanomi che non danno metastasi. Cioè, diciamo al paziente, stai tranquillo, che io ti rivedo nel futuro, tra 6 mesi, non perché mi aspetto che ci siano metastasi da questo, ma perché voglio vedere che il resto della pelle vada bene, voglio vedere che non venga fuori nient'altro. Certo. Quindi siamo tutti contenti, anche quando togliamo un melanoma sottile, pacca sulla spalla, vai, avanti così. Beh, benissimo. Un bel messaggio. Bene. Bene. Allora, se non ci sono altre domande... Allora tocca a me ringraziare a questo punto, parto io con i ringraziamenti, ci vogliono davvero, perché abbiamo fatto una serie
di incontri veramente molto molto interessanti. Qualcuno ci sta seguendo fin dall'inizio, qualcun altro si è aggiunto adesso, ma io direi che è stata un'opportunità veramente notevole per imparare a conoscerci prima di tutto, per migliorare la nostra consapevolezza di come gestire il nostro corpo in maniera sana. E quindi dobbiamo ringraziare assolutamente l'Humanitas, assolutamente la LIUC e ovviamente la dottoressa Colli che ci ha seguito in questa avventura oggi, ma vorrei ringraziare soprattutto Alessandra Massironi che ci ha permesso di organizzare questo ciclo di incontri. Ecco, veramente lo merita perché senza di lei, ve lo dico sinceramente, non sarebbe stato possibile. E quindi grazie davvero. Grazie. Lascio la parola ad Alessandra per una chiusura. Sono io che rinnovo i ringraziamenti a tutti, anche ai partecipanti, e do l'appuntamento a tutti per alla prossima edizione di Formazione Salute, che sarà probabilmente nel 2023. Abbiamo deciso di darci questo appuntamento, di dedicarci questo appuntamento ogni anno nell'ambito delle attività di inclusione terza missione, e un omaggio da parte dell'Università LIUC alla dottoressa Colli, sperando che ci sia una prossima occasione per riascoltarti. Grazie. Grazie, grazie davvero. Grazie. Non sono creme. Dopo controllo. Va bene. Grazie.